Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava.
Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!» Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». E disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù affronta il vero nodo dell'esperienza dell'uomo sulla terra, perché è bello quando il nostro cuore è pieno di risorse, di vitalità, di entusiasmo da contagiare agli altri e ha una solarità che irradia e che permette agli altri di sentirsi illuminati, come è capitato appunto con la Samaritana. È bello sapere che abbiamo un padre, che siamo figli e che in casa sua ci sentiremo comunque sempre a nostro agio, perché è casa nostra. È bello avere questa luce che ci permette di guardare nel mondo, grazie a Gesù, le cose per quello che sono veramente, come è stata l'esperienza del cieco nato, che apre gli occhi per vedere il mondo e ne rimane incantato, ma capisce che non è sufficiente soltanto vederci con gli occhi, perché c'è gente che ci vede da tutta la vita, ma che non vede la realtà, come i farisei che si ostinano a non vedere il miracolo. E quindi quest'uomo vede sempre meglio il cieco nato e vede Gesù e scopre chi è Gesù. Però fatte tutte queste cose, dentro di noi rimane ancora la domanda, la vera questione, il vero problema, che è quello della morte. Questo è il vero nodo, è il vero guaio, è la vera questione. E allora è interessante questo brano di Vangelo perché ci mostra che cos'è una fede veramente cristiana. Perché appunto l'esperienza di Lazzaro che torna in vita è una promessa. La promessa che la morte c'è, ma non è la fine. Non è la fine nostra e non è la fine neppure di Gesù. E Gesù guarda la morte in un modo molto diverso dal nostro. La guarda come un sonno,
un sonno dal quale ci si risveglia, tanto che parla con questa libertà ai discepoli. I discepoli pensano che appunto abbia fatto una gran dormita Lazzaro, che adesso ha fatto una bella dormita, si risveglierà e sarà guarito. E invece i discepoli non capiscono che per Gesù parlare di sonno e parlare di morte è la stessa cosa, perché per lui è questa la morte, è un addormentarsi e un risvegliarsi. E in questo ci accorgiamo che c'è una grande differenza, no? Nel nostro sguardo rispetto al suo. Però ancora questo è ancora una questione che è sempre stata dibattuta anche ai tempi di Gesù. Sappiamo che c'erano i sadducei che negavano la risurrezione, i farisei invece la proclamavano, e questa sensazione che comunque la morte si sarebbe risolta in qualche maniera era una sensibilità diffusa nel popolo di Dio. Infatti, quando Gesù interroga Marta, Gesù le dice: tuo fratello risorgerà, e lei dice: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Quindi sì, certo, risorgerà, sarà. Ma qua c'è qualcosa che ancora non sa Marta riguardo di Gesù, che la nostra speranza nella risurrezione non è un'ipotesi, ma è legata ad una persona precisa. E anche oggi incontro tante persone che dicono: ma speriamo che di là ci sia qualcosa. In fondo qualcuno tutto quello che c'è deve pure averlo fatto. Difficile che sia fatto tutto quanto da solo. Speriamo che di là ci sia qualcosa. Ecco, questa è una intuizione di una vita che ci sarà dopo. Speriamo, speriamo. Ed è in fondo l'intuizione stessa che ha Marta. Sì, credo che ci sarà la risurrezione l'ultimo giorno. E Gesù le rivela invece un'altra cosa. Le rivela che la vita eterna ce l'ha davanti agli occhi. Che la vita eterna è già cominciata. Che la vita eterna si chiama Gesù. Lui è la risurrezione. Lui è colui che dà la vita. Non è soltanto un mediatore tra Dio e gli uomini. Gli uomini pregano Gesù e Gesù ottiene dal Padre di poter risorgere tutti quanti in maniera un po' magica. No, no, non è così. È Gesù che è la vita. È Lui che è la risurrezione. E poi c'è il modo col quale Gesù lega a sé tutti, con la fede, con i sacramenti, col battesimo, col diventare figli. Ma è perché siamo legati a Lui che c'è risurrezione. Se non ci fosse Lui, non ci sarebbe risurrezione. Sarebbero più speranze. E in realtà tutto il cosmo è stato pensato in Cristo, perché il cosmo intero è destinato ad una vita eterna. Perché appunto Cristo è colui che dà la vita. E dà la vita all'uomo. Questa è la fede veramente cristiana, pienamente cristiana. Quando non dico semplicemente spero che di là ci sia qualcosa, ma dico: Gesù, io credo che tu sei la risurrezione e la vita, che io risorgo perché tu sei risorto, non perché me lo sento, perché qualcuno l'ha sognato, perché qualcuno si è risvegliato dal coma. Sarà anche per... non è questa la base, perché non basta che uno si risvegli dal coma e dici che ha visto una luce. Certo, ma qualcuno non la vede invece la luce quando si risveglia dal coma. E quindi il discorso rimane aperto. Il gesto dell'affidamento nella fede è quello della fede in Gesù. Gesù, io credo che tu hai vinto la morte. L'hai vinta per te, l'hai vinta per noi. E quindi quando mi avvicino all'esperienza della morte so che conto su di te, mi fido di te, mi fido di Gesù, di Lui, della sua persona, della sua parola. E questa è la fede radicata in Gesù. Questo è il cuore dell'esperienza cristiana. Ogni volta che in fondo noi esitiamo di fronte a Gesù, diciamo: beh sì, parlava bene, era una persona molto coerente con i suoi ideali, ha amato tutti, è stato pronto a prendersi cura anche degli ultimi, quindi un grand'uomo, un grandissimo uomo, e però ancora togliamo da Gesù ciò che in fondo è decisivo per noi, e cioè che la morte è sicuramente vinta, che Lui è risorto e risorgeremo come Lui. Allora capiamo perché questo brano parla della Pasqua, anticipa la Pasqua, e in fondo è l'ultimo grande segno decisivo col quale Gesù può aiutare i discepoli a guardare alla Pasqua, a guardare alla sua morte, sapendo che è soltanto un transito. E questo interroga però anche la nostra di fede, perché siamo chiamati costantemente a dire: Gesù, tu sei tutto per me. Ma non soltanto perché sono molto religioso, perché se non avessi te, cosa ne sarebbe dei miei cari? Cosa ne sarebbe di me? Cosa ne sarebbe della storia? Io come guarderei a ciò che è? Tu invece mi salvi. Tu mi salvi dalla morte. Mi salvi dal non senso. Da una vita che poi si concluderebbe. In questo sei il salvatore della mia vita.
Perché io non riesco a salvarmi da solo, non riesco a risorgere da solo, non riesco a togliermi gli anni che passano e ritornare un ragazzino pieno di vita, non riesco. Fossi anche intelligente, ricco, non ce la farei. Tu invece puoi, tu sei la risurrezione. E allora capite che la Pasqua per noi diventa veramente decisiva ed è il motivo per cui la prepariamo per davvero. E ci concentriamo in questa Quaresima a dire la Pasqua, perché la Pasqua è la mia risurrezione, la risurrezione di tutti. È la vita che esplode e che vince in tutti. Noi vediamo in questi giorni le esplosioni e vediamo la morte con queste esplosioni. Invece in Gesù la vita esplode ed è una vita invincibile, è la vita per sempre. Ecco, chiediamo al Signore il dono di questa fede in Lui, in Gesù, per riconoscere che veramente Lui è il tutto per noi.